La discesa dei piccoli candelieri è ormai un appuntamento che accompagna per mesi la vita delle famiglie e degli aspiranti, portatori e tamburini. Giornate spese a fare le prove per presentarsi pronti alla data del 5 agosto, quando la sfilata lungo Corso Vico fino a Santa Maria diventa il premio alle fatiche e agli sforzi fatti. Per questa edizione si è scelto di non valutare i migliori della sfilata, così come accadeva negli anni scorsi, per evitare i malumori propri più degli adulti che dei bambini, felici comunque di aver compiuto l'impresa. Dalle 18, con la partenza da Porta Sant'Antonio, una folla di gente ha accompagnato la sfilata, che ha coinvolto oltre una ventina di mini candelieri. Uno spettacolo promosso dall'Intergremio e dal Comune di Sassari, rappresentato dal sindaco Gianfranco Ganau, che coinvolge non solo i poderosi maschietti, ma anche tantissime bambine che si sono mostrate all'altezza della situazione, portando a termine il tragitto, facendo danzare il cero come vuole la tradizione e strappando gli applausi del pubblico. Tra capi candeliere versione mignon e giovanissimi, tutti con la cresta, così come vuole la moda che imita i calciatori, c'è anche chi ha voluto dare ulteriore prova di forza, piazzando un altro peso sul candeliere. Quella dei piccoli è una sfilata divertente che non ha finalità religiose, ma lo sforzo che accomuna i portatori, grandi e piccoli, contribuisce ad accrescere e a rinnovare la passione attraverso le generazioni. Il 10 agosto sarà la volta della discesa dei ceri medi.